però non si fa io, non, non so portatore sano de... Automaticamente diventa il primo livello. Ah. Si apre un'immagine, quella è la sua immagine. Però se io sfondo, diventa sfondo praticamente. Altrimenti dovresti aprire un'immagine vuota. Ok, c'è una cartella chiamata G, copiatela tutta. Abbiamo aperto la nostra immagine. Ok? Questa è la nostra immagine. Apriamo una nuova immagine come livello e ci scegliamo la nostra scimmia. Vediamo? Non voglio visualizzarla in questo momento perché voglio lavorare sulla mia seconda, mia prima immagine. C'è anche il script dentro. Eh? C'è anche il script dentro. Sì. Ci siamo? Di questa seconda immagine io a questo punto scelgo selezione mano libera, quindi io in questo momento mi faccio un bel taglio di questo, devo aggiungere delle parti perché ho fatto la cavolata di non farlo bene. Selezione mano libera, fuzzi. No. No, selezione mano libera. Perché c'è questo? Allora. Se vado piano piano riesco meglio. Perché c'è un punto. Se voglio trovare un punto. Ci sa che hai ricominciato la nuova sessione. Tolgo selezione, voglio togliere via sto pezzo. No, se mi sto io selezionare. Ok, ho sbagliato. Ho sbagliato, bisogna che torni io ad un punto. Devo finire la mia selezione. A questo punto prendo, tolgo selezione e tolgo la parte che a me non mi interessa. Aggiungo la parte che a me interessa. Ma per adesso ho finito la batteria del mouse adesso. Cerchi però, eh.
Fatto? Quasi. Ok. Fatto? Perché si garruta così sto capo? Guarda che finisci in internet con queste parole. A questo punto prendo il tasto Cancel, elimino quello che ho fatto. In questo momento, per esempio, nella mia selezione ho premuto tasto Cancel e è venuto fuori una immagine bianca. Vedete? Questo perché? Perché l'immagine questa non ha quello che è il colore, il livello alfa. Quindi io in questo caso le chiavi da loro gliele passiamo. Quindi se ve la prendete da lui la chiavetta. Allora, in questo caso la nostra immagine non ha il canale alfa. Il canale alfa è quel canale che mi permette di avere la trasparenza dell'immagine. Ok? Cosa significa? Significa che io devo aggiungere a questa immagine il canale alfa, quindi scelgo il mio sfondo e tasto destro del mouse aggiungo canale alfa.
se adesso ritorno alla mia immagine e faccio cance, vedete che ho cancellato l'immagine in tutto e per tutto, quindi mi è venuto il canale alfa. Guarda che nome canzone. Cosa? Guarda che nome è il nome della canzone. Devo aggiungere il canale alfa. Sì. Sulla tua pilota. Ah, sul pilota, non su sfondo. Adesso però lo fa. Grazie, l'ho fatto sul sfondo. No, io lo devo fare sul mio pilota. No, perfetto. Fatto? Sì. Ritorniamo alla nostra scimmia. La mia scimmia. Oh oh. Vediamo la selezione. Siamo sulla mia scimmia. Siamo con la testa troppo grossa. In questo momento la mia scimmia è troppo grossa, quindi la posso prendere e cercare di abbassarla. Piccola particolarità, se voglio vedere cosa sto combinando con quello sotto, se io tolgo via la faccia, spostarlo e ridimensionarlo? Per ridimensionare scelgo questo che è lo strumento della scala. Ah, ecco, adesso mi saluto qua, bene, perfetto. Meglio di tutto, scelgo la mia scimmia, stabilisco una quantità un po' diversa, lo vedete?